Allora, i miei punti di riferimento musicali potrebbe sembrare strano, ma non sono molti chitarristi, perché io spesso cerco di pensare alla musica, insomma, dal punto di vista più generale, quindi non mi focalizzo su quello che fa un determinato strumentista che posso copiare direttamente, no? Nonostante appunto io vengo dalla tecnica classica, quindi ad esempio musicisti come Ralph Towner o come insomma, come Abercrombie, per dire, no? Che, per andare più sul gioco, Bill Frisell mi piace tantissimo per parlare di chitarra, se no io amo tantissimo John Coltrane per quanto riguarda proprio il jazz, e mi piace tantissimo la musica del Nord Europa, quindi tutto quello che insomma con l'ICM fa un po' da ponte tra la musica jazz della, insomma, afroamericana, e quindi l'improvvisazione e la tradizione classica, no? Quindi non so, da Garbarek fino a Anders Jormin, quel mondo lì, il mio punto di riferimento è proprio quel mondo lì, ecco. Ma allora, Torino sicuramente è una città fantastica sotto tanti punti di vista, e soprattutto dal punto di vista della scena culturale, cioè io parlo del mio, quindi musicale. Ci sono tantissime realtà, tantissimi eventi, tantissimi musicisti bravissimi, veramente tanti. Il festival sicuramente è un punto per noi musicisti di jazz, un punto di, insomma, di riferimento molto importante, che permette anche una sorta di vetrina molto, molto interessante, no? E ci sono tantissime occasioni di suonare durante l'anno. Devo dire che, essendo una città grande, spesso ci sono eventi in contemporanea, e quindi a volte può essere difficile riuscire a trovare il proprio spazio cercando di trascinarsi del pubblico, ecco. Molte volte mi sono trovato a dover fare la data quando in quel giorno c'erano altri tre eventi molto belli e quindi sarei andato io stesso a sentire, però dovevo suonare, insomma. Perciò non so cosa fare su Torino, non mi sento di dire, però sicuramente è una città che mi piace molto, mi dispiacerebbe andarmene, ecco. Ora come ora, poi un musicista comunque deve viaggiare, perciò andarmene ma per ritornare. Allora, suonerò il giovedì 28 per la data che facciamo con Anthony Braxton al Museo Egizio, quella, esatto, che saremo tantissimi musicisti. Non so ancora bene di cosa si tratta, perché le prove inizieranno questo lunedì che viene, insomma, sarà sicuramente bellissimo. Io ho iniziato quando ero piccolo, quando ero bambino, ma proprio fin da quando ero, insomma, 5 anni, quindi proprio piccolo, mi ricordo che ascoltavo tantissima musica, proprio perché in casa girava molto il jazz, la musica classica, e mi ricordo che già mi divertivo a cantare i soli, magari dei musicisti, dei chitarristi blues, ecco, tipo B.B. King, a proposito. E poi quando avevo 8 anni ho sentito un amico dei miei suonare la chitarra, proprio così, insomma, per divertirsi in casa, e mi sono proprio, insomma, deciso che volevo una chitarra, ecco. Io dovevo avere una chitarra, così ho convinto me ad andare ad Aosta, e con i soldi che mi aveva regalato la nonna per Natale mi sono comprato la mia prima chitarra, quindi è nato un po' tutto lì. Poi subito insomma, il settembre, perché questo è successo in estate, il settembre che è venuto, sono cominciato a frequentare un corso alla Civica di Torino, e da lì poi insomma mi sono appassionato sin da subito, e quindi ho studiato seriamente, piano piano conservatorio. Allora, la mia formazione, vabbè, sicuramente all'inizio si inizia, e quindi importantissimo. Poi quando ho iniziato il conservatorio è stato fondamentale, prima di tutto perché incomincia un ambiente più istituzionale, che quindi ti mette nell'ottica di vedere la musica anche come un lavoro, e perciò io ho iniziato a 12 anni a fare il conservatorio a Novara. E ho iniziato come chitarrista classico, facevo i concorsi, quindi proprio ero su quel versante lì. Poi a 16 anni all'incirca ho iniziato a frequentare il centro jazz, e da lì appunto mi sono dato al jazz. Poi sono entrato, dopo aver fatto Siena Jazz, che è stata l'esperienza che mi ha forse più cambiato la vita verso il jazz, perché da lì ho deciso che assolutamente era la mia musica, volevo fare quello, e insomma via dicendo. Lì ho conosciuto Furio Di Castri, che era docente di contrabbasso, e lui mi ha detto: ma perché non ti iscrivi a Torino al conservatorio di jazz, al triennio jazz? E poi quindi poi da lì insomma siamo arrivati qui adesso.